colleghi, però è bene, cerchiamo di ascoltarci tutti, perché noi dobbiamo uscire, dobbiamo concludere questa giornata con delle proposte su come continuare la lotta. Questo è fondamentale. E allora abbiamo detto intanto che nelle scuole facciamo una giornata di mobilitazione, ma facciamo anche una che mi stanno dolendo le braccia a tenerla alzata. Preferiamo un appello a tutti i comitati, a tutte le organizzazioni sindacali, perché si faccia una grande manifestazione nazionale appunto entro settembre. Nel frattempo nelle scuole intanto i docenti quota 96 dichiarino al primo collegio dei docenti di non collaborare, di non essere disponibili a fare i coordinamenti, le visite guidate e tutte le altre attività che appunto in maniera da ritirare la collaborazione. Allora, nei blog faremo la proposta di una dichiarazione che quota con 96 presenteranno al primo collegio dei docenti. I precari che organizzino dei presidi davanti ai provveditorati delle proprie città, e ci saremo anche con quota 96. E allora scriveremo queste proposte più dettagliate nei blog e ci diamo gli appuntamenti per tenere alta la tensione in questi primi giorni di scuola. E quindi altre proposte, quindi ci coordiniamo attraverso i blog e per via telematica. Allora adesso seguono altri interventi. Adesso ne parliamo. Certo, Marina, ora lo dici tu quando intervieni. Allora, ma ci stanno, ci sei carino, no? Ma una grande manifestazione. Ok, dobbiamo coinvolgere adesso, i genitori e gli studenti, l'ho dimenticato, perché appunto sono fondamentali e sono delle componenti importantissime nella scuola, nel mondo della scuola.